schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per duplicare gli aerei. Allora, badate bene, questo è un after fix, quindi è funzionante, non è il glitch vecchio. E per fare questo glitch dovete mandare alla Morse Mutual o un faggio oppure una LGRH8. È indifferente con quale lo fate, lo potete fare con tutte e due, insomma, non c'è nessun problema. E con questo glitch potrete duplicare gli aerei, ma solamente una volta, nel senso che avrete il vostro clone e rientrerete di parte dei soldi che avete speso. Per dire, se qualcuno ha comprato il Bambushka ultimamente, prende, lo duplica, tiene il clone e rivende l'originale, rientrando almeno di, non so, 2-3 milioni, adesso non lo so di quanti soldi può rientrare, però comunque sia rientrerà di qualche soldino, che non è una cosa affatto male, insomma. Quindi, detto questo ragazzi, una volta che avete richiamato il faggio o la Elegy e l'avete distrutta e mandata a Morse Mutual, dirigetevi verso il vostro hangar e passiamo al passo successivo ragazzi. Quando sarete dentro il vostro hangar, scegliete l'aereo che volete duplicare. Se vi è rimasto solo il Bambushka, duplicate solo quello. Se invece avete altri aerei che volete duplicare, che non avete mai duplicato, li potete duplicare. Allora, per fare questo glitch dovete entrare sull'aereo che volete duplicare, io in questo caso questo, vado su Morse Mutual e vado a selezionare il faggio. Mentre che tengo il faggio selezionato, premo R2 o L2, è indifferente ragazzi, premo il tasto Option. Quando sono su questa schermata premo cerchio e ripetutamente X, molte volte, spammo X tante volte ragazzi, in maniera tale che diciamo si duplichi il veicolo e ci faccia uscire dall'hangar, insomma. Quindi io adesso andrò a ripeterlo un altro paio di volte, giusto per farvi capire, in maniera tale che capiate bene, insomma, il glitch. Il glitch ragazzi è abbastanza semplice. Come vedete io ho il mio aereo duplicato. Quello con cui eravamo fuori ragazzi è il clone, quello che rimane dentro è il duplicato. Adesso vi faccio vedere che questo è il clone e che non si può vendere. Ci dice che non possiamo vendere veicoli superiori a un tot, a 50.000 mi sembra, qualcosa del genere. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è vendere l'originale ragazzi, che l'originale ovviamente è quello che spawnerà dentro al nostro hangar. Quindi andiamo all'originale e lo vendiamo e così rientriamo di qualcosina. In questo caso io sono rientrato di 900 e qualcosa, lo vendiamo e a posto ragazzi, il glitch è fatto. Ve lo faccio rivedere un'altra volta con un altro aereo differente, anche perché io non ho mai duplicato aerei, quindi sto duplicando gli aerei, tutti gli aerei che avevo comprato. Quindi richiamiamo Morse Mutual ragazzi, questa volta ragazzi lo vado a fare con la Elegy, giusto per farvi capire che va bene lo stesso. Quando siete su questa schermata premete L2 e lo tenete premuto, poi premete il tasto Option. Quando siete su questa schermata premete cerchio e tante volte X ragazzi, cerchio per uscire dal menu e tante volte X per diciamo per effettuare l'ordine a Morse Mutual. Rientrate nell'hangar, quello con cui siete rientrati è il clone, quello che troverete nell'hangar è l'originale, quindi dovete vendere quello che era nell'hangar. È abbastanza semplice come glitch,
non c'è nulla di difficile. Purtroppo l'unica cosa è che gli aerei si possono duplicare solamente una volta, ragazzi, quindi non è che potete stare lì e continuare a duplicare. Questo glitch funziona solo con tutti gli aerei che potevamo comprare con questo DLC, e quindi tutti gli aerei che c'erano da comprare si possono rivendere, duplicare e rivendere. Cioè, se noi prendiamo un veicolo Pegasus che abbiamo messo dentro il bunker, non possiamo rivenderlo. Per esempio, se io avessi preso un Buzzard non potevo rivenderlo. Quindi vi faccio rivedere per l'ultima volta il glitch. Su questa schermata tengo premuto L2, ragazzi, option, tolgo option con cerchio e premo tante volte X e il gioco è fatto, ragazzi. È abbastanza semplice. Spero che questo glitch vi sia utile, che riusciate a sfruttarlo per tempo. Io non so che altro dirvi, ragazzi, è abbastanza, veramente abbastanza semplice. Non c'è bisogno di tempistica, non c'è bisogno di nulla. L'unica cosa che dovete fare è premere L2 quando siete nella schermata di Morse Mutual, premere il tasto option, e dopo che siete nella schermata di option premete cerchio e tante volte X per accettare diciamo la richiesta del veicolo in Morse Mutual. Penso che più semplice di così, ragazzi, il glitch non c'è. Come ho già detto, questo è un after patch, quindi è funzionante. Sfruttatelo finché potete. Detto questo, vi lascio un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti.